Attore, Eia. conduttore, Sì. scrittore. Sembrano precedenti penali, detti così, dice, non solo quello, No, quell'altro. invece no, scrittore ci tengo perché, a parte che tu hai venduto un bestseller, che è stato questo qui che, guarda, Quello dell'antro, no? no, è il Sì, tuo proprio, Insinga, neanche con un è morso d'orecchio. fantastico, Sì, anzi sì. poi lo vediamo in primo piano perché ci Va tengo. bene, grazie. E forse con questo Quello è l'inizio di una piccola sì, avventura. hai attirato perché parlavi di te, della tua Sì, la mia famiglia, famiglia, papà, che vero? purtroppo Eh sì. se ne andava. E sì, che poi come primo libro magari ti aspetti, cioè, ci racconterà avventure sentimentali, fidanzamenti dietro le quinte. Invece no, infatti quando la Mondadori, che ringrazio perché poi mi hanno dato fiducia, addirittura in questi giorni, insomma, ci dobbiamo incontrare Per un per terzo libro, varare sì. la terza avventura, devo dire, li ringrazio perché hanno dato fiducia a una storia che comunque non è una passeggiata di salute. Infatti, per quello forse scrivevi di notte, perché di giorno lavoravi e di notte Sì, poi pensavi, ricordavi e non dormo, scrivevi e infatti. non Ma dormi. molto di quel libro è già Insinga insonne. scritto, quello sì, l'hanno detto, anche Sì. se poi ogni tanto sarà. Tre ore di Sì, notte, se sono di diciamo. seguito va bene, il problema è che alle volte erano pure spezzate, quindi diventa complicato, 20 minuti, sembra di fare un turno di guardia. L'ho fatto il militare, insomma, abbiamo dato a 20 anni. Quindi adesso sì, qualche ora di seguito dai, la facciamo, dai. Sì. Senti, una curiosità, ma l'adrenalina che tu produci da solo e ti tiene La sveglio, rivendo, che no, la rivendi quello perché non lo dicono so. anche a me, se mi taglio le vene esce l'adrenalina. Va bene, quello ci tiene vivi, ma secondo me la curiosità, la voglia di continuare, ma non perché io pensi che il sonno, cioè come dice Gaber, non è tempo perso, è vita pure quello, fa parte della vita, ci vuole anche quello, cioè ti avrete l'infarto, se no. Però se io sto sveglio, come dire, ho imparato di notte a usare quelle ore per scrivere, leggere, ripensare a come è stata la giornata, sia Vivi il lavorativa o no. doppio, no? Sì, hai anche l'opportunità di dire, ma magari a quello io potevo rispondere meglio, ho detto male quella, domani lo richiamo. Insomma, c'è tempo per fare un po' di conti tuoi da solo, nel silenzio. Insomma, non è male, Vale, non è male, sì. vale. Invece La Insinga, macchina la della macchina felicità. della felicità, che poi nasce, ma incuriosito, Sì. dalla frase di un bambino che ha detto a Il te, figlio di una mia amica, sì, il che figlio di una mia voleva, amica che dice: vero? mamma, io da grande farò un ingegnere, ti inventerò, progetterò per te la macchina della felicità, cioè perché tu potrai viaggiare, cioè Bello. dove andare dove vorrai, dice, però io con la macchina ti faccio tornare appena voglio, cioè non ti dovrò aspettare più di tanto, insomma non sarai mai così lontana da me. Come dire, mi mancava il titolo, mi mancava uno scatto nella storia, questa non è la mia vita, È un cioè quell'altro romanzo questo. è un romanzo, storia d'amore, e poi, come dire, spostandoci come concetto, la macchina della felicità, ti accorgi che possiamo essere tutti se decidiamo di desiderare follemente la felicità di qualcun altro, non la nostra. Cioè, E infatti io ti volevo chiedere, la ma cosa per bella è te quella. esiste la macchina della felicità? Io non Sei so. felice qualche volta? Dico, Sì, non dico di sì. come no? Beh, No, certo. No, scusami. no, certo. Mi piacerebbe molto anche esserlo per qualcun altro, cioè non solo produrre la mia adrenalina e un po' della mia felicità. Ne ho avuta, insomma. Al di là della carriera, nella vita, se no, altrimenti se non avessi avuto una famiglia straordinaria non avrei scritto il primo Questo sì. libro. Quindi la mia macchina della felicità è stata la mia famiglia, lo è ancora, anche se papà non c'è, ma c'è comunque i suoi insegnamenti, la strada che ha tracciato lui, c'è mia madre, mia sorella, il gatto, la tartaruga, ci siamo ancora, anche nonna che ha vissuto sempre con noi, non c'è più, ma è lì con noi. Non vanno via fisicamente, ma devi saper leggere, insomma, papà per me c'è sempre, insomma, tutti, non c'è giorno dove io, come dire, non ci parli, e se stai molto attento rispondono pure, cioè ti consigliano pure, che non vuol dire sentire le voci come Giovanna d'Arco, materialmente, vuol dire che la strada comunque te la continuano ad additare. Voglio dire, mi sono sentito molto più solo nell'ultimo periodo, quando stava male, che adesso saperlo comunque, sono sicuro, felice, felice anche di quello che continuiamo a fare noi, senza tradire, ripeto, i suoi insegnamenti, cercando di essere sempre persone oneste, dignitose, e insomma in questo paese se ne ha bisogno, e mio padre poi non ci aveva sfumature, quasi mai, né di grigio né di altri colori. Per papà era o hai studiato, la sapevi o non la sapevi, non ha mai accettato quella roba, sto antipatico alla professoressa di greco, lui faceva, la sapevi? No, cioè allora lascia perdere.